Dopo Lettere d'amore, la brava Lucia Poli è impegnata in Sorelle d'Italia, spettacolo scritto dalla stessa Poli insieme a Stefano Benni, Ugo Chiti e Lidia Ravera, ed in scena al Teatro Flaiano di Roma fino a domenica prossima. Che relazione c'è tra la donna e la storia patria? Qualcuno ha detto che dietro ad ogni grande uomo di potere c'è sempre una donna. Sicuro è che nell'ultimo secolo la donna abbia fatto passi da gigante sulla strada della coscienza e della partecipazione del proprio momento storico. Al Flaiano si raccontano quattro storie di donne italiane del Novecento: la musa d'annunziana di Lucia Poli, elogio di una donna piccola piccola di Ugo Chiti, la moglie dell'eroe di Stefano Benni e matriarcato di potere di Lidia Ravera. Quattro personaggi per quattro autori che impongono all'unica interprete una varietà di stili e di atmosfere, dal gioco sapido dell'ironia al paradosso e a momenti di tenerezza e di intensità drammatica.